La spiaggetta rimane chiusa, eppure non più tardi di qualche mese fa l'amministrazione di Elena Pavanna aveva promessa di restituirla in primavera ai bassanesi e ai turisti. Il vice sindaco Andrea Zonta, da noi interpellato, spiega che i privati coinvolti in questa faccenda non avrebbero ancora trovato l'accordo, ma il comune può intervenire e, stando alle garanzie date dalla prima cittadina di Bassano, questo intervento doveva già essere stato fatto. Invece siamo alle porte dell'estate e i cancelli della spiaggetta sono ancora chiusi per il dispiacere di turisti e residenti. Potrebbe essere una cosa piacevole, anche, per esempio anche noi a Verona, sull'Adige, abbiamo sempre spiaggette dove andare magari a fare il picnic, a godersi un po' il fiume, perché se no non ci si arriva mai. Sono d'accordo, soprattutto nella bella stagione, penso che sia un po' una valvola di sfogo per chi abita in città, insomma. Quanto vi farebbe piacere riaverla a disposizione? Moltissimo, perché accorcia delle volte, se hai bisogno di andare solo sul fiume, ci arrivi immediatamente dai parcheggi che stanno nella parte est della città. Oltre a tutte le cose belle che ci sono già a Bassano, un posto in più per fermarsi. Noi abbiamo fatto il litorale del Brenta da Cittadella e... sapendo questo, dice, ci fermiamo lì, per esempio. A pochi passi dalla spiaggetta abbiamo intercettato anche una band internazionale, i Gen Rosso, che sabato sera si esibiranno in concerto a Mussolente, artisti che viaggiano per il mondo e che non hanno esitato a sottolineare come un'attrazione naturale come la spiaggetta in riva al Brenta sarebbe un punto di forza per Bassano. 2 minuti fa dicevamo abbiamo voglia di fare un tuffo sul fiume, quindi sarebbe bellissimo. Sì, sì, che queste bellezze, che sono bellezze naturali vostre, siano sempre molto bene curate, no? Questo è anche un messaggio che noi portiamo al nostro concerto della cura della natura e vedete come sono i benefici che ci portano, no? Sì, sì. Siamo brasiliani, quindi da spiaggia, di spiaggia ci capiamo, ci piace tanto, e se ci fosse una spiaggia lì sarebbe il massimo.